Buonasera a tutti. Vi leggerò qualcosa su Shakespeare, non di Shakespeare, ma su Shakespeare. Vi vorrei parlare brevemente della questione dell'attribuzione delle opere di Shakespeare, quella che in inglese si chiama, scusate la pronuncia, The Shakespeare Authorship Question. E faccio riferimento anche a un famoso film del 2011, Anonymous, del regista tedesco Roland Emmerich. Da tempo si parla della possibilità che le opere attribuite a Shakespeare non siano state veramente scritte da lui. E giusto come introduzione vi voglio leggere un articolo che un po' riassume la questione. È stato pubblicato su un periodico online, ilsicilia.it, il 14 gennaio 2019, ed è di Jussi Petty Holmes. Un mistero siculo inglese. William Shakespeare era in realtà il siciliano Michelangelo Florio? E questo racconto parte da un nome, Michelangelo Florio. Ma chi era costui? È presto svelato. Nel 1927 un giornalista romano, Santi Paladino, trovò nella biblioteca paterna un antico libro intitolato I Secondi Frutti, firmato da un certo Michelangelo Florio. Leggendolo sempre più esterrefatto, scoprì che molte frasi in esso contenute erano identiche a quelle delle opere Tenetevi forte di William Shakespeare, il grandissimo drammaturgo inglese. La domanda che sorse spontanea fu se fosse un caso di plagio, ma la risposta altrettanto chiara annullò questo pensiero, perché il libro in questione era stato stampato nel 1549, prima ancora della nascita del poeta inglese, avvenuta il 23 aprile 1564. Da qui nacque la tesi che William, anzi Michelangelo, fosse di Messina. Lasciatevi trasportare da questa trama che potrebbe essere fantasiosa oppure contemplare una base di verità. Santi Paladino, indagando su Michelangelo, scoprì che nato a Messina dal medico Giovanni Florio e dalla nobildonna Guglielma Crolla Lanza, fuggì a Treviso con la famiglia perché calvinista. Studiò a Venezia, Padova, Mantova, viaggiando molto e visitando Danimarca, Grecia, Spagna e Austria. Diventò un umanista di grande cultura, ricercato come precettore dalle famiglie più ricche d'Europa e, grazie all'amicizia con Giordano Bruno, che aveva buoni rapporti con i conti di Pembroke e Southampton, nel 1588 raggiunse Londra, dove fu assunto come precettore di lingua italiana e latina della futura regina Elisabetta I, il cui lungo regno è ricordato come età dell'oro. Il giornalista, il 4 febbraio 1927, sulla rivista L'Impero, pubblicò l'articolo «Il grande tragico Shakespeare sarebbe italiano», rivelando che Florio, per cancellare il proprio cognome da calvinista fuggiasco, aveva deciso di farsi chiamare William, che era il nome di un cugino residente proprio a Stratford, morto prematuramente, traducendo in inglese il cognome materno Crolla Lanza con Shake, che significa agita, scrolla, e spear, il cui significato è invece lancia, quindi che agita, che scrolla la lancia. A questo proposito faccio una nota, questo era il modo per esprimere il loro consenso durante una riunione, durante un consiglio, diciamo, di Stato, adoperato dai cavalieri tedeschi medievali. Loro agitavano le lance, Shakespeare. Paladino pubblicò anche due libri nel 1929 e nel 1955, un italiano autore delle opere shakespeariane. Agli anglosassoni ovviamente questa tesi risultò indigesta e corsero immediatamente ai ripari. Dopo una visita a Roma di Winston Churchill, Benito Mussolini ordinò l'immediata chiusura dell'Accademia Nazionale Shakespeariana, nata a Reggio Calabria per iniziativa dei cultori del Paladino, e sull'origine italica di Shakespeare calò il silenzio.